Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Questo è il video dei miei primi 100 iscritti e oggi sono venuto qua nelle mie montagne piacentine per fare un giretto e per raccontarvi cos'è Trekavel. Lasciamo qua le racchette, per fortuna ci siete voi, la maschera ve le regalavo. Dicevo, ce l'ho io, eh! Va bene, ciao ciao, ciao. E viva Lost! Ed eccoci qua, che ripartiamo dopo aver incontrato la squadra di Lost, che altro non è che un'associazione di survival della Liguria e che fanno parte anche del settore nazionale della stessa materia. E oggi, durante questo video dei 100 iscritti, ho avuto l'occasione, quindi l'opportunità, di portare qua sul canale un ospite speciale, che in questo caso è Lost Liguria Outdoor Survival Team. Simpaticissimi, poi li avevo già conosciuti all'Outdoor Fest di Villetta Barrea, quindi si può già chi sono, però mi sono proprio meravigliato nel trovarli qua. Ci sta, bellissimo. Abbiamo parlato di outdoor, survival, corsi, non corsi, bellissimo, bellissimo. Seguiteli, Lost. Da dove nasce il Trekavel? Praticamente la passione per il trekking o per tutte le attività all'aperto mi è nata nel 2018, quando a seguito di un infortunio alla spalla, io giocavo a calcio, ero portiere, sono dovuto star fermo 6 mesi e in quei 6 mesi lì ho capito che non potevo più giocare a calcio. Allora, per non stare tutto il giorno in casa, mi sono detto devo fare qualcosa. E allora mi è nata questa passione per il trekking. E niente, dopo 2 anni di girovaghi vari in tutto l'Appennino tra Piacenza e Parma, ho deciso di aprire appunto questa pagina, questo canale, ad agosto 2020, mi sembra, una roba del genere, o prima,
dove voglio portarvi a raccontare tutte le mie escursioni o le mie uscite outdoor. Per ora quello che pubblico sul canale è inerente al posto in cui vivo, quindi faccio vedere praticamente, principalmente, solo l'Appennino piacentino. Infatti oggi stiamo facendo un giretto che avevo già fatto altre volte, ovvero dal Passo Crociglia al Rifugio Astas e poi tornato indietro, cioè praticamente un anello, passando per la Ciappaliscia e per il Monte Roncalla, che poi avete visto nelle immagini precedenti. E questo video, diciamo, lo sto facendo più perché finalmente siamo arrivati a 100 iscritti sul mio canale, cose che io pensavo forse di raggiungere a fine anno, invece abbiamo raggiunto con 3 mesi di anticipo. 3 mesi di anticipo. Adesso ci penso che ho 100 persone che comunque potenzialmente possono guardare i miei video appena li pubblico, è una cosa formidabile. Non avrei mai pensato di arrivare a 100 persone che si sono iscritte per vedere quello che faccio. Il nome Trekavel deriva da un'unione di due parole che sono trekking e travel. Travel non in senso viaggi in città, travel in senso travel, viaggiare, cioè un tipo traveler, no? Viaggiare. Viaggiare nel trekking, quindi fare uscite all'aperto, eccetera, eccetera. I colori che ho usato sono 3 e sono i colori della bandiera italiana, verde, bianco e rosso. In più il logo rappresenta appunto le uscite outdoor, ovvero una specie di tenda, il simbolo stilizzato dei pini e l'alba di sfondo. Tutte cose che per chi esce a fare gite o dorme anche una notte fuori sa di cosa sto parlando. Eh sì. E allora gli ho dato questo nome e questa cromia di colori, che fino ad oggi mi è sempre piaciuto. Ecco voi la caverna che si nasconde qui al Passo Crociglia. È diventata una bella cappellina. Guardate che bella. È un po' faticoso venire su, ma molto molto bello.